Lasciamo la politica, parliamo di come cambia l'ospedale di Careggi che si appresta a inaugurare il nuovo pronto soccorso. Come ogni anno in questo periodo si assiste a una maggiore affluenza nei pronto soccorso degli ospedali cittadini, complice il caldo ma anche la solitudine di molti anziani che d'estate restano soli. Un'affluenza che sarà gestita ancora meglio nel nuovo pronto soccorso dell'ospedale fiorentino di Careggi. Ma noi abbiamo riscontrato l'impatto che noi conoscevamo da tempo, durante il periodo estivo, durante il periodo del grande caldo, le persone che hanno malattie croniche e grosse gravi, anzi comorbidità, sono quelle che hanno più il rischio di presentarsi alle porte dell'ospedale. Questo succede per i malati di cuore, per i malati dell'apparato respiratorio respiratorio, per le persone anziane che non hanno e non sentono il desiderio del, di, della, di bere e quindi arrivano disidratati qui all'ospedale, quindi un incremento che è però un incremento noto, conosciuto e atteso. Si va dunque verso un nuovo pronto soccorso a Careggi, a partire dal 24 luglio il volto e la possibilità di dare maggiori risposte ai pazienti diventerà gradualmente una realtà, come confermano dalla direzione sanitaria dell'azienda ospedaliera universitaria. Il pronto soccorso di Careggi è stato creato ormai più di 10 anni fa per accogliere circa 30.000 accessi, il nuovo pronto soccorso può accoglierne circa 100.000 ed oltre. Nel nuovo pronto soccorso abbiamo predisposto diagnostiche strumentali e per immagini per accogliere tutta questa donna. Domanda, ma soprattutto, abbiamo fatto in modo di creare le premesse per mettere a letto tutti i pazienti che hanno bisogno di essere eh, visitati a letto, cosa che nell'attuale Pronto Soccorso non abbiamo per dimensioni eh, la possibilità di fare. Ma quanto sarà grande il nuovo Pronto Soccorso? Eh, rispetto alle dimensioni attuali, siamo a circa 5 volte le dimensioni attuali, circa 3.000 metri quadri, con 43 box visita, di cui 4 rossi e altri diversi per codice colore.